Bentornati miei utenti, eccoci al nuovo video. Oggi siamo in viaggio, ecco il buon Zenda che guida. Questa è la nostra magnifica Umbria e stiamo andando al Narnia. Il Narnia essenzialmente è un'altra fiera del gioco del fumetto, più precisamente a Narnia, provincia di Terni. Quindi noi, diciamo, non è la nostra zona, noi siamo della zona di Perugia, andiamo in un territorio a noi nuovo, infatti non l'ho mai vista neanche io e spero che sia un'esperienza bella sia per me che per voi, perché vi farò parecchi filmati e ve la farò vedere insieme a me. Quindi, dopo questa piccola introduzione, vedere il bel Zenda irriconoscibile con il suo nuovo taglio di capelli e questa bella visione della galleria, vi lascio e ci sentiamo dopo. Eccoci arrivati finalmente al Narnia. Come potete vedere c'è una discreta quantità di persone, quindi dobbiamo trovare luoghi che riesca a parlare, perché se no non si capirebbe. Allora, abbiamo già fatto un giro per lo statino. Intanto devo subito dire che come paese Narnia è veramente molto carino e pittoresco, in cima al suo bel monte, e è un paese prevalentemente storico, quindi ci sono tutti questi edifici risalenti al Medioevo e altro. Come vedete, dove hanno allestito il più grande stand, è un pseudo museo. Abbiamo già visto dentro, dopo ve lo faremo vedere. Quindi ecco, è molto pittoresco, molto bello. Per questo già io devo dire che questa Narnia è interessante. Adesso vi faremo vedere lo stand, quello esterno, e poi entreremo qui dentro. Ok, eccoci all'interno dello stand più grande. Qui c'è parecchia confusione, quindi possiamo solo farvi vedere delle immagini così dimostrative. Ci siamo fermati qui davanti perché abbiamo trovato uno stand che vende parecchio materiale riguardante Dungeons & Dragons, è veramente molto interessante. Ha tutta roba dell'Advance, ha i giochi da tavolo, ha veramente tanto materiale, le vecchie avventure specialmente. Oltre che vicino hanno messo tutti i fumetti italiani, hanno messo fumetti di ogni genere, da anime a manga, veramente veramente molto bello e interessante. Da notare veramente pittoresca l'architettura anche del posto, perché è veramente una vecchia chiesa che ormai è diventato più un museo. Quindi ecco, andiamo a esplorare l'ambiente per l'interno. Come materiale è veramente ampio, mi ricorda veramente molto il Lucca Comics, anche se in maniera molto più ristretta. E che dire, ho trovato anche i miei manga che mi mancavano, quindi io posso rimanere veramente soddisfatto di questa piccola esperienza. Quindi ecco, non ci addentriamo più all'interno perché le persone non ce lo consentono, vi facciamo vedere adesso lo stand esterno. Ciao ragazzi, eccoci arrivati finalmente nella parte esterna della fiera. Come potete vedere qui all'ingresso, arrivando trovate subito il punto dove fare il braccialetto, perché senza questo non potete entrare negli stand. E lì, proprio in quel teatro, c'è la biglietteria dove potete pagare l'ingresso, oltre a una mostra su delle tavole di fumetti italiani. Qui, come possiamo dire, è l'antipasto del posto dove vengono vendute tutto. Ci sono dei manga, ci sono magliette, 4-5 stand e due stand dimostrativi su dei giochi di ruolo. Digli di inculata che abbiamo preso con il cosplay, racconta. Ebbene sì, purtroppo oggi è il primo giorno della fiera, essendo sabato. La gara cosplay sarà domani, quindi non potremo farvi vedere nessun cosplay. Anche se ho visto che la risposta dei cosplay qui a Narnia è stata pesante, perché abbiamo incontrato molte persone. Ma non so se sono qui per piacere oppure per iniziare a fare qualche prova. Ma la vera sfidata sarà domani, purtroppo. Ricordo che questo è il 7º anno che c'è il Narnia, dalle magliette dello staff e dal fatto che ce lo dicono sempre anche loro. Quindi ecco, una fiera che durerà nel tempo. Consiglio anche a voi, se potete, di visitare questo splendido luogo. Saluto il buon Zenda. Ciao ragazzi. Saluto anche io. Ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a tutti.